Bentornati su Pokémon Lotte Wi-Fi. Wow, che schifo di introduzione. Comunque, allora, per ora faccio vedere le lotte che ho fatto nel mio live. E non. Adesso non ricordo se questa l'ho fatta vedere o no. Però sono sicuro che Staraptor era nel mio live. L'ho iniziato nel mio live, quindi sì. Ho tolto Dragonite, come avete notato. E questa cosa mi dispiace un po'. Però Staraptor è... Wow, quanto è buono Staraptor. Allora, dalla sua parte si può vedere che ha un Charizard. Oh mio Dio, devo sapere che Charizard è. Ha un Lapras che regge di tutto. E basta. Forse il suo team di avventura, forse no. Credo di no. Ma adesso vediamo. In ogni caso, io inizierò con Manectric, lui con Chesnaught. Quindi si inizia. E parte la sfida con Fabio. Spero non sia il suo team d'avventura, perché altrimenti la cosa risulterebbe abbastanza brutta. Però sembra di no, perché ha i nomi in giapponese. Perfetto, non è il suo team d'avventura, quindi lo carico. Allora, lui, temendo un lanciafiamme, cambia Pokémon e manda Summons. Lui ha prepotenza, quindi sì. Io non vado per la mega evoluzione, perché volevo vedere cosa avrebbe fatto prima. Adesso vado per la mega evoluzione, così c'è il prepotenza. Manectric! C'è la prepotenza, gli diminuisco l'attacco e me ne scappo via con Invertivolt. È una cosa stupenda fare questo con Manectric. Adoro farlo, quindi... Allora, io come aspettavo una sottospecie di terremoto o qualche altra cosa. Comunque quell'Invertivolt ha fatto troppo danno. Per questo ho mandato a Bubbles, perché regge di tutto, e se era una mossa di tipo drago avrei resistito lo stesso. Cioè, sì, quello. Guardate quanto reggo. Ora... Allora, lui ritira Salamence per una carineria, penso. Cioè, aveva paura di una carineria. E io uso carineria, tanto sto a posto. Heliolisk non è tanto quel tank di quello che può essere. E quindi, ciao Heliolisk. Però è buono, è veloce e ha tanto attacco speciale. E poi a Chesnaught. Lui usa Mazzuol Legno. Pensavo di essere più veloce io, ma non fa niente. Bubbles mi spiace per la mia negligenza. Lui ha contraccolpo, vabbè, questo già li sapeva. Io mando Staraptor. Ok, questo Staraptor è fatto male. Gli mancava una mossa e lo strumento non era quello giusto. Quindi alla fine sono andato per Baldeali e basta. Perché, allora, lo strumento non era quello giusto, perché gli dovevo mettere una Storbisfera. Invece gli ho messo un altro strumento. Gli ho messo Beccafilato all'epoca, stiamo parlando. E poi basta così. Poi è uno Staraptor, porca la miseria. È veloce, è quello che è. Dun, Mega Charizard Y. E quindi le mie paure si sono rivelate vere, insomma. Cioè, è un Mega Charizard Y. Lui ha siccità, però non dovrei avere troppi problemi con Charizard Y per ora. Quindi Baldeali, di nuovo. O almeno credo che sia beccaffilato lo strumento che ha. Non me lo ricordo. Comunque lui rimane tanto così. Usa volo. Quindi è il suo team d'avventura. Pazienza, lo carico lo stesso. Ormai ho deciso, carico tutte quante le lotte. Ormai ne ho 6 di lotte da caricare. Poi prepotenza, diminuisce l'attacco e non mi fa praticamente nulla con volo. Vedete, mi fa poco. E Manectric non è il più tanky dei Pokémon. Quindi sì. E manda un altro giapponese. Chesnaught, ah no, sempre del Chesnaught. Io uso inverti a volte perché non si sa mai. E quindi cambio Pokémon anche io. Alla fine però il cambio favorevole ce l'ho io. Quindi vado con Ozymandias e sto a posto. Comunque il soprannome di Staraptor è ancora in fase di elaborazione. Quindi se volete suggerirne uno potete farlo. Per favore non cercate su internet, perché Aerostar o Emobird non mi piacciono. Poi c'è Salamence, che ha prepotenza, mi diminuisce l'attacco, ma io sono attaccante speciale, non mi interessa. Sono più veloce? No. Mi sembra di no, non dovrei essere più veloce. Comunque mando Triton, perché per sicurezza. Lui usa lanciafiamme, che c'è il sole. Però lanciafiamme col sole non mi fa praticamente niente. Adesso si toglie anche il sole, quindi... Quindi c'è Triton che fa di tutto. E poi lui ritira Salamence. Non so perché, forse temendo un geloraggio. E mette Hydroa.
Io uso tossina però, perché sapevo che prima o poi questo Lapras sarebbe entrato e avvelenare uno dei suoi Pokémon non sarebbe stato così male, insomma. Poi, lui può usare fulmini, mi sembra. Io potrò usare desiderio protezione. Ho la difesa speciale abbastanza alta da reggere abbastanza fulmini. Quindi riparo col desiderio. Quindi qua adesso è un'altra guerra di wall stalling. Però lui usa corpo scontro. E questo mi paralizza, giusto? Sì, mi paralizza. E questo non me l'aspettavo davvero, che usasse corpo scontro. Di solito i Lapras che incontro hanno corpetto assalto con idropompa, geloraggio, fulmine e un'altra mossa. Penso psichico. Non so neanche se lo vuoi imparare psichico. Non mi ricordo la quarta mossa che gli mettono. Ne ho incontrati parecchi in quel modo. Comunque, Salamence. Prepotenza, ma non mi interessa perché già l'ho detto. I wall stalling non hanno bisogno di punti d'attacco, insomma. Soprattutto attacco fisico. Almeno Vaporeon no. Adesso non ricordo che cosa è successo. Ho cambiato io Pokémon. Sì, ho cambiato Pokémon anche io. E quindi c'è Salamence. Ora uso fulmine perché sì. Boom. E Salamence dice addio. Quell'inverte volta ha fatto davvero troppo danno però. Non so il motivo però. Comunque, Charizard, siccità, ma io sciallizzo, come si suol dire, perché sono più veloce. Ho fatto tantissimi calcoli e in qualunque modo, a meno che il Charizard non è con sto la scelta, sono più veloce. E i Charizard con sto la scelta non si vedono dal 1993, quando ancora non esistevano. Oh, oddio. No, non esisteva sto la scelta più che altro. Vabbè, ho sconfitto Fabio, fine. Bene, finita la lotta wifi. Quindi adesso io vi saluto e ci rivediamo un'altra lotta wifi. Non so se questo è il team competitivo o no, perché alla fine non ho visto. Ho visto che quel Charizard aveva volo, però può essere che si è dimenticato una mossa. Non ne ho idea, vedrò più in là. Comunque, al prossimo video. Ciao.